Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi in questo nuovo video di Elden Ring. Bene, in questo episodio dobbiamo fare una vagonata di cose. Ci sono una marea di item da prendere, una marea di cose da fare. Perché mi sono fermato? Non lo so, non avevo voglia. Dobbiamo andare di qui a prendere intanto i fiori di Trina, che ce ne sono un sacco. La cara dolce Trina, ce ne ha lasciati tanti, guardate quanti ce ne sono. E ce ne sono tanti, meno male che ne avevamo bisogno. Allora, per creare delle cose, dopo vedremo. Adesso prendiamo intanto tutto quello che c'è da prendere, perché per modo di dire non gli lasciamo neanche uno. Ok, dovrei aver fatto, no, ce n'è uno qua, ce ne sono tre. Perfetto, mamma mia, mi ha preso una vagonata. Adesso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tavola rotonda a parlare col gran capo. Ecco qua. Ecco qua. E vediamo cosa ci dice il gran capo. Io non vedo un cazzo. È di qua. Ok, prima o poi imparerò la strada diritta, no? Salve gran capo. You, what is it? I medaglioni segreti sono stati riditi. Ah, I see you've laid your hands on the other secret medallion. I'm glad to see my counsel has borne fruit, but the honor of the deed is yours alone. You've made more of yourself than Ensha has. Now, more importantly, both secret medallions are in your hands. I suppose you'd like to know, then, what awaits you on the path ahead? Me too, my friend. Me too. I wait with bated breath. Ah beh, è stato di molto aiuto. Ok, adesso dobbiamo andare da Rodriga a fare una cosa. Dobbiamo potenziare un attimo degli imp, i nostri imp che abbiamo, perché ci servirà per fare una quest e per poter accedere a una cosa. Intanto voglio vedere quanti soldi ho. Sì, ce li ho abbastanza. Vai. Greetings. Grazie. Sintonia spiritica. Dobbiamo prendere gli imp, l'imp come cazzo si chiama, e portarli a più 7. Ok, ce li abbiamo. Sì, abbiamo un sacco di roba, non dovrebbe esserci problemi. 7, basta, ok. E questa qui è andata. Poi quando sarà il momento le faremo. Poi voglio vedere qua se posso potenziare un sacco di roba. Speriamo, dai. Comunque ne troveremo dell'altra. Dunque questa forse la possiamo potenziare. Sì, c'è già qualcosina in più. Mi fa piacere. Poi anche ora un altro po', così la portiamo ancora più su. Questa cosa vuole? La pietra di forgiatura 8. E questa qui è la pietra di forgiatura 8. Perfetto. Quando potremo lo faremo. Però intanto, di tutto rispetto, 200, 300, 400, sui quasi 500, senza quasi, più di 500 facciamo con questa lancia. E con questa 200, 400, 500 qualcosa, 500 rotti. Considera l'una, quindi insomma. Poi, ritorniamo alla nostra cattedrale qua, nell'alto dei cieli, in alto e su in alto, qua, do, qui. Dobbiamo aspettare la notte perché dobbiamo affrontare un altro boss. Già un altro boss. Accelera tempo fino alla notte. Vabbè, pazienza, faremo anche questo. È perché è un po' una rottura, nel senso, non è che non ho voglia di farlo, ho voglia di farlo. Il problema è la rottura col tipo di boss. E quel solito uccellaccio che tira fuori con le magie, insomma, è una palla. E che ci vogliamo fare? Ce la facciamo, moriremo, pazienza. Allora, devo far così e poi farvi vedere dov'è esattamente. Più o meno all'incirca qua. Dobbiamo andare adesso per prendere una pietra di livello 9. La prendiamo di livello 9 e dove cazzo deve andare di qua? Ok, poi dopo andiamo al boss, tanto abbiamo tempo prima che arrivi il giorno, quindi andiamo qua. Perfetto, prendiamo le 9. Perfetto, poi dobbiamo andare qua. Questo cavallo io lo odio, l'ho già detto, vero che lo odio? Allora vediamo un po'. Veramente qua dovremmo andare. Mi fai andare? Ok. Perfetto. E prendiamo la runa aurea 13. Ok, poi. Adesso andiamo a affrontare il boss, che non penso di farcela, perché devo studiare un attimo, non me lo ricordo già più. Pensate voi come sono messo. Vabbè, sarebbe meglio non farlo a cavallo, perché io non sono capace a combattere a cavallo.
Ok. Però effettivamente lui fa un danno da massa. Una massa di danno fatto esagerato. Aia, vedete già che ha bagattato. Oh, porca vacca! Ah, cazzo, non l'ho. Ho sbagliato io, è stata colpa mia qui. Cioè, non è che le altre volte non lo fosse, però. Diciamo che a volte sono più incognito del solito. Sta frontata. Ma vaffanculo, ma guarda che sfiga di merda! Quello stronzo tra i coglioni doveva venire. Che mi abbiamo dibloccato. Fly. Mamma mia, che palle. Veramente odioso. Odioso, odioso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Alla fine l'ho fatto con le dual più veloci, perché se no non ci riuscivo. Adesso che abbiamo preso un sacco di punti, ritorno un attimo qua. Livello. Dovuto un po' impararmelo, cioè, non lo so neanche io, è stata una rottura di coglioni, basta. Va bene, nuovo livello, intelligenza, portiamolo a 63. Dobbiamo arrivare a 70, voglio te. Quanto manca, un casino. Poi, adesso, dobbiamo andare esattamente qui. Allora, prima ho preso un item per cercare di arrivare al boss, che dopo vi farò vedere, tanto vi dico qual è, dov'è. Adesso andiamo dove dobbiamo andare. Che non me l'ho messo in registrazione perché ero capitato lì sopra. Comunque ve lo faccio, dovrebbe essere questo in realtà. Ok, sì, è proprio questo. Così almeno, perché per arrivare al boss ho spinto qua, ho detto vai qua, lo prendo. Ed era questo. Ed è una Golden Rune 12, una runara di 12. Poi andiamo, oddio, andiamo di qua. E c'è anche la runaura 7. Perfetto, siamo qua. Togliamo questo, benissimo. E adesso andiamo circa qua, ok? Forse un pelo più destra. Qua. Che c'è un altro seme d'oro, benissimo. Andiamo pure. Così lo prendiamo e siamo a posto. Peccato che ce ne siano così tanti in più di semi d'oro e non si possono usare. Almeno sul santuario non si possono usare, è un peccato. Va bene, dice che siamo al massimo e pazienza. Ecco qua, un altro seme d'oro. Quanti ne abbiamo? Per curiosità, 10. Vabbè, adesso andiamo. Togliamo questo. E dobbiamo andare circa qua. No, più qua. È fatica. Accidenti. Vabbè, qua. E sarà un bel mal di testa perché c'è un tipo molto ruento. Quindi non so ancora se devo farlo veloce, lento. Come cazzo devo farlo? È un bel casino. È lui. È bello e ruento. Allora, facciamo così. Ci siamo buffati. E vediamo cosa riusciamo a fare.
Sarebbe bello saperlo, perché per me mi spacca il culo proprio in modo prepotente. Io ho detto che mi spaccava il culo. Ok. Dovrei scrollare. Se rollavo ce la facevo. Dopo ho finito la stamina. Faccio però danni belli grossi, eh. Può darsi che ce la faccia. Dai, ci riproviamo. Insomma, se non ci si prova, non ci si riesce. Ok, andiamo pure. E andiamo di qua. Ok, per me questa è tutta roba nuova. Io sono, come dire, in blind, nel senso che non l'ho mai fatta quando giocavo da solo. Dobbiamo andare di qua. E quindi per me è la prima volta che lo vedo, mi fa sempre piacere. Andiamo di qua. Perfetto. E ci riprovo perché, dai, sono sicuro di farcela. Non è difficile, improponibile. È che devo stare attento ai suoi fantadanni. Adesso non ho lo scudo, se no farò spada e scudo. Se vedo che si mette male, farò così. Tanto modo lo trovo, non vi preoccupate. Eccoci qua. Riprendiamoci le nostre rune, che sono qua. Sono proprio lì, eh. Ok, vai. Perfetto. E vediamo cosa riusciamo a fare. Ok. Certo che il Locke, se l'avesse preso, a me non mi sarebbe dispiaciuto. Potrei fare toccate e fuga. Ta-ta. Ostia boia. È abbastanza prepotente come attacco. Ok, ho fatto la cacata, però adesso mi riprendo, eh. What up? Tac. Vedete? Bastava impararselo. Schiniere del duellante putrido. Oh, porca vacca. Grandascia marcescente. Può darsi che dia marcescenza. Sono riuscito a dire senza impappinarmi. Questa, infatti. Però c'era qualcos'altro che lo dava. Una dual con questa non sapeva mai. Cazzo se è bella. Peccato che ha una forza E, quindi porca miseria. Più che altro destrezza. Addirittura scala in destrezza nonostante abbia un requisito di forza più alto. Vabbè, è andata così. Poi siamo qua. Togliamo sto coso e andiamo esattamente Piumon, non lo so neanche io qua, perché questa è la città che dopo dovremo andarci. Adesso ci scopriamo soltanto il santuario, la grazia che a lei piace essere toccata, e dopo ci ritorneremo, che c'è da fare tutta una cosa che questa, se non ricordo male, è per accedere alla Melinda, come cazzo si chiama, insomma quel boss opzionale. Vedi qua. Ok. Perfetto. Faccio vedere dove siamo. Qua. Togliamo questo. E adesso andiamo qua. Ok? Sì, andiamo qua. Si carica. Dobbiamo andare esattamente... Dunque, vediamo più o meno qua. Dovrebbe essere più o meno qua. Più qua che là. Ok. Sarà divertente, perché è un bel posticino. Allora, andiamo qua. Andiamo qui. C'è il fiore di Michela. Insomma, quel fiorellino da prendere. Che è di qua. Non si vede niente. Dobbiamo anche stare attenti. Dovrebbe essere qui, eccolo qua. Poi adesso dobbiamo andare a togliere questo qua e metterlo più o meno qua. Ok? Per poi arrivare direttamente qua. Allora, qui c'è un problemino di stato. Vediamo un po' se riusciamo a farcela. No, queste due, è qui. Questo qui è il problema. Ok, l'abbiamo preso, via. Perfetto. Ecco qua, qui per farlo, vedete, risolve l'enigma per entrare. Dobbiamo usare
le vocazioni, quelle là, quindi togliamo un attimo questa e ci mettiamo questa ragazza, no, l'ho messa, quella dei due cosi qua, ok, possiamo usarla direttamente, vai, dobbiamo renderli un po' deboli e questi qui devono finirli, se no, ok, dovrebbero finirli adesso, dai forza. Eh no, ho sbagliato. Il sigillo è stato aperto. Tutto qua? Ma è stato veloce, insomma. Ok. Il sigillo è stato aperto. Ma pensavo fosse più dura, insomma, nel senso. Ok. Saliamo pure. Prendiamo il nostro dovuto. Beh, meglio così. Abbiamo fatto presto. Perfetto. Stiamo attenti che va là, che io... Si vede quando vedo un buco. La prima cosa che faccio è infilarmici. Togliamo un attimo tutti questi segnalini che si non rompono e possiamo prendere questo talismano della messa cantata. Aspetta, che cazzo è il talismano della messa cantata? Insomma, della messa massa. Missa, dove cazzo là? È della talismano. Eppure sono sicuro di averlo visto. Eccolo qua. Aumenta notevolmente la potenza delle stregonerie. Beh, è una cosa molto positiva per i maghi. Perfetto. Adesso, da qui, dobbiamo fare una cosa. Perché c'è uno scrigno qua. Allora, dobbiamo metterci qua. Ok. Mettili qui. Chiamiamo il cavallo. Sperando che non faccia una stronzata. Ok. E qua c'è uno scrigno. Perfetto. Preso, saetta runica, vuoi dire che la devo mettere? Ho sempre paura di usarla. Ok, io mi curerei anche se fossi me. Perfetto, e adesso siamo qua. Adesso dobbiamo prendere il cavallo, costeggiare qua e buttarci giù qui. Ecco qua, perfetto. Poi dobbiamo andare circa qui più o meno. Sì, e poi dobbiamo andare anche qua, ok? A fare un bel combattimento. E sarà divertente. Allora, intanto andiamo verso l'uno. Oh, porca vacca. Ok, sì, salve, arrivederci. Allora, verso l'uno che è qui. Riesco a salire, grazie. Ok, questo è l'uno, è a posto. Poi, questo si toglierà? Sì. Andiamo verso il due che è qua. Si vede un cazzo. E qui c'è il combattimento da fare. Prendiamo questo. Ok. Dov'è l'altro? Oh, porca vacca, mi hai fatto prendere un colpo. Lo faccio. Ok, oh cazzo, il lock. Porca vacca. Ecco qua. Poi, oh, porca la vacca col gin. Porca, vedete, non gli diamo tregua, però il problema è che c'è lo spaccato culo noi. Ok, è fatta. Poi, non c'è più nessuno? Non so, qui muore della gente, non so dove. Ok. Qua dovrebbe esserci anche delle ossa grandi da prendere. Non le vedo. Si vede un cazzo, non si vede. Sono ossa normali, niente di che, eh. Forse sono drop dell'animale che abbiamo ucciso, può darsi. Che non vedo un cazzo. Certo che fare un livello così è fatto proprio bene, mi raccomando. Non è che dopo se ci vediamo troppo è un problema, dopo sapete. No, non dovrebbe esserci un cazzo, dai, ok. Mi fermo un secondo. E qua, e qua, praticamente vicino a questo qua, dai suoi piedi, dobbiamo dirigerci verso di qua. E qui c'è questo osso, ok, scusate, ma non lo trovo proprio, porca vacca. Eccoci qua, togliamo sto coso. Adesso andiamo circa qua. Qui è divertente, cioè, diciamo pure così, perché dobbiamo salire saltando qua. Il problema è che non si capisce un cazzo perché non si vede niente, però comunque ci si arriva in un modo o in un altro. Dobbiamo salire ancora, non è mica finita. Ok. Opla. Come ti cadevo? Ah, runa, buonanotte, pietra da forgiatura funerea 8 e siamo qua. Poi dobbiamo andare circa...
Minchia, qui è un bel pezzo di casino. Ok, allora ci giriamo verso est, perché è il punto da cadere qua. Piano piano, mi raccomando, cavallino, non fare cacate. Quelle le faccio io di solito, non te. Cioè le faccio io, insomma, non l'ho capito. Ecco qua. Oh, porca vacca. Vabbè, io vado, tanto insomma è facile, siamo qui. Ecco qua, andiamo. Oh, porca troia. No, no, te proprio mi stai sui coglioni, proprio. Meno ti vedo, meglio sto. Ok, dunque, dobbiamo fare una cosa. Lo so, lo so, lo so. Lo so. Sei un figlio di puttana, lo sai. Devi dire un cazzo del culo. Vai. Devo andare qua. Ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Non ci credevo. Dura. Perché quello a affrontarlo io non sono capace. Non c'è niente da fare. Allora, affrontiamo qui. Io, scusate, ma mi servono assolutamente. Testa di cazzo. Vieni qua. Attata. Vaffanculo. Ok. Proprio del giro di trina, scusate che era qua. Che l'ho perso adesso. Giro di trina. Eccolo qua. Ok. Oh, salve. Adesso ci arrivo da prenderlo, perché questo è una rottura di coglione senza fine. Dopo mi rompe. E niente. Ce l'ha fatta a fare. Mettere di culo. Ok. Adesso, da qui, dobbiamo andare circa qua, c'è un boss che, felicità, alleluia, alleluia, ok, che è un vero problema, allora sicuramente ci morirò, quindi devo capire come cazzo ci vengo da qua, posso arrivarci anche da là dopo, va bene, dai, spero, è perché ha la marciscenza, dovrei farlo a cavallo, ma io a cavallo non sono capace a combattere, che ci devo fare, sono fatto così, andiamo di qua. Io ci devo evocarlo, lo evochiamo. Ok. Evochiamo. Perfetto. E andiamo. Eccolo qui. Sperando che quella zanzara non ci segua. Sarà divertente. Sarebbe meglio farlo con le magie, ma io le magie sono troppo deboli. E lo sapevo che veniva da me quella. Che non la smetteva, eh. Ok. È stato bravo il nostro amico. Ci provo, dai, ci provo, perché cosa posso farci se no. Tocca farlo a cavallo, perché questo mi comincia a spruzzare, è un casino. Perfetto. È andata benissimo. Ma porca troia, questi fantadanni esagerati che t'hanno. Io sinceramente ho un po' paura. Perché so che non è difficile. Ok, sta facendo la marciscienza, via. Perché quando fa così non saprei proprio come fare. So che così ce l'ha ammazza. Ce l'ha ammazzato. Devo capire. Cioè, non è difficile. Che cazzo. Va bene, dai. Allora, questo so che era abbastanza facile da evitare. Sti fantadanni. Ecco, questo è il problema basilarico, mica altro. Niente, cioè, arriva a chilometri di distanza, eh. Niente, ce l'ha fatta, mettiamo in culo. Guardate, corriamo via. Cioè, sono abbastanza sicuro che non sia difficile. Niente. Ho preso un tempo di merda, ho preso. No, ancora questa smasticenza di merda. Ok. Ok.
Vai. Sì, così. Ok, vai. Niente, questa non riesco a prenderla. Perfetto, ce l'ho fatta. Cioè, non era difficile, è la marcescenza che mi dava un po' sui nervi. Ok. Fatta. Cosa mi hai dato? Lacrime di cristallo spinosa e lacrime di cristallo dirompente. Cioè, chissà che razza di roba che ha fatto, un boato proprio. Ok, adesso dobbiamo andare esattamente qui sopra la cresta dell'albero, più a destra, qua. Sì. Perché c'è una pietra riscaldata da prendere, è molto bello. Allora, vediamo un pochino di qua. Di qua. Perfetto. Esatto. Proprio qua. Allora, io non so perché, ma lui ha detto che bisogna uccidere, io uccido. Oh. Placcia le patò. Chi è? C'è boia. Eccoci qua, mi hanno massacrato ancora. Oh porca vacca, ho visto qualcos'altro. No, era la mia immaginazione. Allora, da qua dobbiamo andare circa qua. Togliamo ovviamente questo. Ok. E andiamo, dobbiamo ammazzare quelli che troviamo per la strada perché ci rigenerano la fischietta e adesso non ci serve. Allora, per andare qua, io come cazzo ci vado? Devo scendere... Allora, fatti vedere, Per me devo andare dall'altra parte, di qua. Ha più senso. Ok. Andiamo di qua, esatto. E dovremmo ammazzare questi qua. Perché così... Perfetto. Prendiamoci un attimo. Perfetto. Non mi ha dato ancora. Ce ne deve essere un altro da qualche parte. Eccolo. Te mi scorreggi addosso e io ti ammazzo. Eccoci qua. Perfetto, perché tre sono tante. Però è meglio ditemi un occhio che quello fa solo male. Andiamo pure. Oh, porca vacca. Preferivo non sapere questa cosa che... Adesso guardo un attimo, Ok, prepariamoci. Dobbiamo andare qua. Da qua. E dobbiamo prendere quella. Però prima di fare questo... Volevo... Prendere questa. Ok. Andata. Per prendere questa devo vedere come fare, perché non è una cosa semplice. Allora, guida consiglia prima di tutto di ammazzare tutti quelli che sono vicini, perché sennò vengono rotti i baroni. Vabbè, no, a parte la cosa, qui dovrebbe essercene uno, eccolo qui. Ci rigeneriamo, grazie. Molto gentilo. Perfetto, lei è stato veramente nobile. E questo è l'altro. No signore, non adesso. Ha fatto una mossa che non mi è piaciuta per un cazzo. Ok, ma è stato gentilissimo. Quindi saliamo qua. Sarà dura, Ok. Scendi. Dove cazzo sei andato? No, che mi va via. Porca vacca, ci boia. Ok, ce l'ho fatta. Oh, funerea 8. E questa è una. Poi, da qua devo prendere anche l'altra. Adesso vi faccio vedere come. Allora, possiamo provare con la magia, che ovviamente è di qua. Con questa qua. No, questa qua. Non so se basterà, però ci provo. Cazzo. Perfetto. E anche questa pietra di forgiatura è fatta. Allora, rigeniamoci qua. Li mettiamo la nostra 2 e siamo a posto. Poi, da qua, dobbiamo andare qua. Ok? Perché qua c'è da combattere di brutto. Allora, vediamo un pochino se ce la facciamo, Ok.
che non sarà facile. Di qua. Adesso qui dovrebbero comparire un po' di persone, se è giusto quello che ricordo. Ok, perfetto. Aspetta. Oh, è bellissimo questa duel, perché porca di quella vacca, mi sono cacato in mano. Signore, non si fa così, da stronzi. Mi ha fatto prendere un colpo. La porca di quella vacca, ma fammi bere. Ah, non lo stunno, ecco perché. È un bel dito in culo questa cosa. Devo prepararmi questa magia. Anzi, magari mi preparo questa. Non lo so neanche io. Adesso ci riprovo, dai, non... sapevo fosse così instunnabile. Di solito gli altri li stunno tutti, e questo invece no. Ok, dove devo andare a recuperare tutto? Dove cazzo devo andare? Qua. Questo non è che sia un... So provarci, cioè, non è così lontano, vero? Ok, dai, ci provo. Arrivo, vado e ci vediamo fra poco. Ok, ci siamo. Questo qui sarà più problematico. Ok, questa è andata. Allora, l'altro sembra che se ne sia momentaneamente troppo disturbo. Io mi rigenero. Buonanotte. Mi rigenero un attimo. Niente. Andiamo. Porca vacca. Ok, ce l'ho fatta. Poi prendiamo questo. Ok, c'è tutta sta roba per sta cacatina qua. Ma porca vacca, aspettate, va. Vediamo che questo, che non si sa mai. Ecco qua. Fate un piacere, signore, eh? Ok. Almeno così mi ha rigenerato. Oh, questa sì che è una cosa positiva. Quindi adesso siamo qua. Adesso è una cosa divertente. Allora, prima di tutto prendiamo la farfalla, perché sono rare qua. Dobbiamo salire qui sopra. Una volta che siamo qua, dobbiamo far così, perché era invisibile. Ok, pietra forgiatura funerale 9. Perfetto. Adesso se andiamo verso est, è l'unico posto dove ci si fa male. Ok, perfetto. E andiamo. Allora, dobbiamo fare tutto il giro incredibilmente così. Porca troia, se c'era lunga. Ok, dobbiamo andare qui. Ok, andiamo verso nord. Cioè ovest, scusate, di qua. Perfetto. Adesso andiamo a sud. Ok. E questa è la parte divertente. Ah, già boh, ce l'ho data la botta, eh. Insomma, sì. Allora, da qui dobbiamo menare un po' di albinauri. Tanto, insomma, adesso prima veniamo questo, perché sennò ci viene a rompere le scatole dopo. Ok, perfetto. Andiamo a menare gli altri, che sono di qua. Di qua, ecco qua. Piano piano. Vedete, dove prendere quell'item lì adesso. Prendiamo tutto, eh. Opla! Come ci ha creduto? Ecco, lui è già un po' più un problema. Sì, si stunna. Solo che magari i tempi se li prendessi meglio. Ok. Il genere perché... Ma ci aveva fatto prendere un cazzo di colpo. Ma proprio quando mi curo devi colpire, brutto stronzo. Oh, porca vacca. E ti ho finito la stamina. Ecco, perfetto. Adesso andiamo. Salve, signor stronzi, arrivo anche da lei, non si preoccupi. Farfalla. What up? Scialeppa. Ed ecco qua, questa è fatta e mi ha rigenerato, mi sembra più che giusto. Adesso che siamo qua, dobbiamo andare a fare il giro di tutto qua per andare qua. Che bello, non vedevo l'ora. Va bene, andiamo a ovest, quindi. Quindi di qua. Scendiamo, appena la strada scende, giriamo. Ok, perfetto, vediamo cosa dobbiamo fare. Dell'odioso parkour. Vabbè, adesso prendiamo intanto questo.
E lo rompiamo così mi rigenero. Porca vacca, questo non me l'aspettavo. Ok. Aspettate che io mi messo vaffanculo un po' male qua. E niente, non vedo un cazzo. Se voi vedete qualcosa vi ringrazio che... Non vedo un cazzo, non vedo un cazzo, non vedo Io vi chiedo una cosa, perché a me è uscito sta merda e a quello che sto seguendo la guida non è uscito un cazzo? Va bene, vabbè, io non me ne capacito, però vedete lì, non è che qualcuno viene a trovarmi qua. Sì, vengono a trovare questi simpatici. Ok, vediamo un po'. A questo punto facciamo così. Oh, voglio capire. Perché questo coso non va più come una volta? Cioè, nel senso, una volta si faceva così e questo faceva. Oh, cavoli. È veramente un cazzo di casino. Ok, cavoli, questo non me l'aspettavo sinceramente, meno male che abbiamo questo attacco. Ok, adesso che so che c'era è diverso. Perfetto, e anche questa è fatta. E adesso la cosa che più mi preoccupa, mi perplime, che dobbiamo fare un parco di merda, che io, lo sapete, non sono capace a fare. Poi col cavallo tanto meno, proprio una cosa proprio da panico. Andiamo qua, magari più qua che qua. Stavo cadendo. Poi, oddio che brutta gente che c'è giù. Allora, in pratica noi dobbiamo andare praticamente qua, più o meno qua. Ok. Adesso dobbiamo fare una cosa proprio brutta brutta, ma tanto brutta. Allora, dobbiamo scendere qua. Perfetto. Prendere un item qua. Chiamare questa mano, questo granchio qua. Vai. Perfetto. E farlo venire qui. Perfetto, perché ci deve aprire questo. Adesso speriamo che... Ok. 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 Andata. Raccogliamo questo. Pietra forgiatura 8x3, benissimo. Salve, mi spiace per voi, ma ecco qua. E questa è fatta. Ok. 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 Perfetto. Altri? No. Allora, adesso siamo... Ah sì, ce n'è uno qua, poverino. Dai, solitario, cosa fai? Lo lasci lì. Allora, da qui togliamo questo. Andiamo a est perché c'è una caverna. Oh cavoli, finalmente. Dobbiamo andare qua. Qui c'è ancora quello stronzo. Adesso vuoi che non ci muoia un'altra volta? Ok. Perfetto. Mi scusi signore. Ok, grazie. Meno male che ho quella abilità. E dovrebbe essere morto. Perfetto. Adesso raccogliamo. Madonna, abbiamo fatto questo episodio che è veramente stato denso di avvenimenti. E adesso le vediamo anche. Due chiavi di ritorno mi ha fatto mettere. Se sei esoso. Andiamo giù qua, vedete, con le due lance, ma è tutta un'altra cosa. Il danno è più potente. Poi non sono neanche potenziate al massimo. Siamo alla caverna dei desolati, poverini. Tocchiamo alla grazia che gli piace essere toccata. E poi li vediamo e ci salutiamo. Fa anche rime, insomma. Ok, nuovo livello, intelligenza, perfetto. Ok, ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like e un commento se piace la serie e fammi appunto sapere cosa ne pensate. E per il momento vi saluto e Shiva. Ciao ciao.